E bentornati da Napoli in diretta su Canale 8, 9, 21, Televomero, tante altre emittenti che da Roma alla Sicilia danno voce alla TV del Sud, perché finalmente sia il Sud a raccontare se stesso, a criticare se stesso e a trovare da solo le soluzioni ai suoi problemi, che sono anche le soluzioni ai problemi d'Italia. Torniamo dopo qualche pausa, qualche mese di pausa, ma siamo pronti ad affrontare i grandi temi del nostro mondo, che sono poi i grandi temi italiani. Parliamo subito del lavoro, perché il lavoro non c'è, continua a mancare, non si sa dove andarlo a cercare, ma dal governo, dal Presidente del Consiglio arriva quella che sembra una buona notizia. Sentite Letta. Non si vedono, non si toccano con mano questi dati, perché purtroppo l'onda lunga della crisi porta ancora oggi a vedere i dati della disoccupazione che è cresciuta e i dati delle attività economiche che chiudono. Ma il segnale che i dati sulla ripresa possono consentirci l'anno prossimo di avere dei risultati positivi e importanti, di invertire la tendenza e quindi di far sì che la fiducia riprenda anche per quello che riguarda la domanda interna. Allora, con tutto il rispetto, c'è chi dice, io stesso l'ho detto più volte in diretta, che il Presidente del Consiglio ha le traveggole, vede i miraggi, perché questa ripresa la vede solo lui. Andando a guardare i dati macroeconomici di tendenza, non ci sono questi segnali di rassicurazione, soprattutto sulla occupazione, ma non ci sono soprattutto nel vissuto di tutti voi che ci seguite. Guardate il cartello numero uno che ci dice quanti sono oggi gli italiani in tutta l'Italia che non hanno il lavoro. Appena la regia è pronta, vediamo insieme che siamo a 3.254.000 persone senza lavoro, con un tasso di disoccupazione altissimo del 12,7%, e già questo indica una situazione drammatica. Ma se non bastasse, guardate il secondo cartello che abbiamo preparato per voi, che ci dice qualcosa di molto più grave per quanto riguarda il futuro del nostro Sud, il futuro dell'Italia intera, e cioè che quella giovanile è oltre il 40% e nel Sud supera la metà. Vuol dire che sotto i 35 anni praticamente la metà dei giovani non ha lavoro, e molti di loro neanche studiano e neanche fanno formazione. La risposta è nel piano del lavoro di Renzi, quello che si chiama Job Act. Sentiamo in che consiste. Il piano lavoro che noi immaginiamo di presentare deve avere non soltanto la parte contrattuale, che pure è importante, perché il mondo del lavoro presenta oltre 2000 articoli, e la gente, giustamente, anche gli investitori stranieri fanno fatica a investire in un paese in cui le regole non sono chiare. Ci sono tre passaggi fondamentali sulla riforma del lavoro. Il primo sono le condizioni economiche complessive, il secondo sono i posti dove creare occupazione, l'information technology, l'economia verde, i grandi investimenti che si possono fare sul mondo del made in Italy, e il terzo sono le regole contrattuali. Questa è la proposta di Renzi, non è chiarissima. Io ve l'ho detto da anni, imparate l'inglese, perché adesso che è arrivato Renzi lui parla più inglese che italiano e si rischia di non capire che cosa propone. Lo hanno capito però coloro che studiano il problema nazionale e regionale. Per primo ci fa l'onore di aprire questa nuova serie di Rete Unificata e la TV del Sud il governatore della Regione Campania, Stefano Caldoro. Benvenuto e grazie, Presidente. Grazie. Con lui qualcuno che crede che ce la si possa comunque fare, nonostante tutto, alla destra del governatore Caldoro, un imprenditore che, come una volta gli imprenditori facevano, prendono il coraggio a due mani e in piena crisi investono sul futuro, in questo caso sul futuro del Sud, ed è il dottor Scudieri che è venuto a trovarci, che ha appena lanciato le eccellenze napoletane, le eccellenze campane. E poi un grande collega, un giornalista che si è trasformato nel miglior interprete dei problemi del Sud, con grande coraggio, infrangendo mille tabù e mille stereotipi. Pino Aprile, benvenuto e grazie. Grazie a voi. Di nuovo con grande successo in libreria con Il Sud puzza. E poi ci dirà che cosa intende, anche perché la puzza del Sud arriva anche nel resto d'Italia. Un giornalista e un collega che mi tranquillizza sempre, perché è uno dei più informati e ci porta dei numeri che spesso neanche noi abbiamo saputo trovare qui in redazione, ed è il direttore dell'ANSA qui a Napoli, collega di leva, benvenuto e grazie. Grazie.
sempre più forte a reti unificate, grazie al consorzio delle nostre reti, ci consente una marea di collegamenti laddove il problema si sente, può essere più o meno risolto in maniera anche conflittuale, speriamo di no. In diretta da Pomigliano d'Arco, Lorenzo Crea, benvenuto Lorenzo, buonasera, una nuova acquisizione del nostro gruppo di lavoro. Buonasera, direttore. Li vediamo fuori dello stabilimento, al centro dell'attenzione non solo di Napoli ma di tutta Italia, con un po' di lavoratori e un po' di sindacalisti. A tra poco vado a Roma, l'altra sede collegata in diretta con Michel Martone, è stato nel governo Monti a occuparsi di questi problemi, è un esperto di diritto del lavoro. Buonasera Martone, benvenuto. Ci vede? Buonasera. Perfetto. E poi un simpaticone, al di là delle questioni politiche, tutti lo riconoscono, grazie, è arrivata finalmente un po' di luce, il sindaco di Bari, Emiliano, che forse ha capito qualcosa più di noi del piano di Renzi. Che bella postazione, sindaco, come sta? Buonasera, è il seggiolone del sindaco questo. Sa che non l'avevo mai visto. Il seggiolone? Il sindaco sì, lei è impossibile non vederla, il seggiolone l'avevo mai visto, tra poco ci aiuta a capire il piano di Renzi. Io volevo sapere se ce l'ha il seggiolone il presidente Caldoro. No, è una sede diversa, non è così, i sindaci hanno queste belle sedie grandi, no? Un po' vescovili, cardinalizie. Devo dire lui sta benissimo, tanto saluto tutti il sindaco, caro amico. E come hai detto tu sei molto simpatico, buonasera. Molto bravo. Ciao, ciao, ciao Michele. Allora, il presidente Caldoro, in realtà prima di Renzi, aveva fatto un suo piano lavoro, il piano lavoro Campania. Gli chiedo subito, poi approfondiremo, se ha capito il Job Act di Renzi. Ma non posso dire che mette giù una serie di, sarei offensivo, banalità. Sono le cose giuste da fare, ma che si dicono da tempo, poi si può chiamarle in inglese, in America, ma la forma è incentivi, la capacità dell'impresa di avere minor costo del lavoro, ma insomma poi lo devi coprire, e poi tutta una serie di norme di semplificazione. Allora, poi dopo tutte cose se sensate, però bisogna vedere come farle, però non c'è dubbio che quella è la strada, ma indicata da te. Vedremo se funzionano le proposte di Renzi, che tra l'altro ha promesso di chiarirle, poi Emiliano e Martone magari ci accompagneranno in questo percorso di chiarimento. Intanto tutti questi numeri tremendi, cosa vogliono dire nella vita quotidiana della gente? Sentite la storia di Amalia raccolta per noi da Massimo Romano. A San Giovanni a Teduccio l'illusione del boom industriale ha lasciato solo scheletri di capannoni e una disoccupazione altissima. Quartiere operaio senza più fabbriche, un territorio dove si incrociano i destini di giovani alla ricerca di un futuro migliore e di chi ha lavorato una vita e si è trovato all'improvviso in mezzo a una strada, come Amalia, operaia per 28 anni e poi licenziata, disoccupata oggi come il marito. Aspetto che arriva la pensione, perché ho lavorato per 28 anni in uno stabilimento. E aspetto la pensione, ma maledetti, a 60 anni, hanno detto no, a 62. Vado pulendo i bagni, i gabinetti dove mi chiamano, in nero, arrivo a fine mese che la bolletta della luce e dell'acqua io non la posso pagare. E dove vado? Che ho vesto con gli abiti che le persone mi danno, con le scarpe che le persone mi danno, perché non ho soldi. E allora aspetto qualcuno che si toglie un cappotto e me lo dà. Ma quando devo comprare il medicinale, che io soffro di pressione alta, io devo pagare l'aggiunta, che non ho i soldi. A volte dico, mi sono dimenticato di prendere la pillola. No, è per raggiungere più assai, perché i soldi non ci sono per comprarlo. Questo è il problema più pesante. Ho una figlia che vive, che il marito fa il fabbro, ma vive già lei, che vorrebbe essere aiutata da me. E come l'aiuto? È una parola. Lo Stato, ma chi pensa? Ma chi tutela? Mi manda la tassa dell'immondizia? Perché io devo pagare. Ma come la pago? Con che soldi? Se io non posso vivere. Ma come ci hanno ridotto queste persone a noi? Chissà quanti si sono riconosciuti in questa difficilissima quotidianità di Amalia. Fino aprile enorme successo con Terroni giù al sud, adesso ha scritto Il Sud puzza. È una di queste puzze che purtroppo ammorba tutta l'Italia, è la puzza del fatto che se non c'è lavoro nel resto del paese ce n'è sempre di meno al sud, ce n'è sempre di meno a Napoli, ce n'è sempre di meno in Campania. Fino aprile, perché nei guai i nostri sono peggiori? Sempre. Perché il paese è stato pensato così,
Cioè, le cose degli uomini, l'organizzazione della vita degli uomini è frutto della volontà degli uomini. Non è un accadimento meteorologico per cui ce lo siamo trovati così. Non è capitato per caso. Non è capitato. Il paese è stato costruito, diviso, è stato unificato, si fa per dire, e basta vedere tutti gli indici per vedere che dal momento dell'unità in poi il sud cala, il nord cresce. Questo era il sistema di fare la rivoluzione industriale. Dei territori dovevano servire altri. Però avviata la rivoluzione negli altri paesi, questo è cambiato. In Italia continua, resiste. Questo è il vero dramma dell'Italia. Cioè, continuiamo a applicare questo modello che ovviamente non è più attuale, ammesso che sia stato giusto, ma comunque non è più attuale. La storia è fatta di sangue, lasciamo di inutile. Non è più attuale, ormai, però. Ok. È successo, così si sono uniti anche gli Stati Uniti, il Giappone, negli stessi anni, con le stesse stragi. Ma dopo il paese viene unificato. Qui non è unificato ed è un dramma ed una cretinata. Perché? Perché basta vedere, gli indici sarebbero tantissimi, basta soffermarsi su uno. La Banca d'Italia dice che ogni euro di PIL in più prodotto al sud diventa per il paese 1,40 euro. Quindi dalla crescita del sud guadagnerebbe tutto tutta il paese. L'Italia. Se è prodotto al nord lo stesso euro, il paese guadagna 1,10 euro. Quindi di meno. Quindi ogni danno che si fa al sud, non strutturandolo in modo da poter produrre, non dandogli le ferrovie, le autostrade, gli aeroporti e via di seguito, significa che ogni euro che produce l'Italia perde 30 centesimi. Io posso girarla in positivo, se ogni guaio che capita qua diventa un guaio più grande per l'Italia, al contrario, se ogni cosa buona fatta qua può così diventare una cosa migliore per tutto il paese. Cosa hanno fatto al sud e in Campania fino a oggi per risolvere questi guai? Numero uno, il lavoro. Vediamo com'è andata secondo la ricostruzione del nostro Giovanni Porzio. Un tempo erano la Sacca Eca, con dentro disoccupati che sul finire dei 70 furono riconosciuti dalla prefettura come liste di lotta, e la lotta per un lavoro che rimase miraggio si inasprì fino alla guerriglia urbana. Seguirono banchi nuovi, ex detenuti, croci, forestali, un ventennio ancora ed ecco gli LSU seguiti dai lavoratori di pubblica utilità. In comune, acronimi e varie denominazioni avevano quel fine che ancora nobilita l'uomo. Si trattava di progetti per la formazione ai fini dell'inserimento o reinserimento nell'universo lavoro. Una maniera per togliersi da faccia agli schiaffi della disoccupazione e del malcontento. Ma in comune ebbero pure la finalità mancante, il lavoro. 30 anni di illusioni per poi ricominciare. Siamo nel cuore del 2000. Il progetto ora si chiama ISOLA, acronimo di Rapida Fruizione, inserimento sociale attraverso il lavoro. ISOLA parte nel 2006 con 3.000 disoccupati e inoccupati di lungo periodo da formare nel settore ambiente. Vengono stanziati i primi 30 milioni di euro, 22 dei quali pescati dal Fondo Nazionale per l'Occupazione, i restanti 8 dalle casse di Palazzo Santa Lucia. Ai corsi di formazione seguiranno 2 anni di avviamento presso aziende remunerate con 1.500 euro, una tantum al lavoratore. Il progetto tramonta e senza che neppure un corsista venga assunto. Risultato: proteste, strade paralizzate, tensioni e scontri di piazza. La storia si fa recente, ISOLA cambia solo il nome. Battezzato nell'estate del 2009, il progetto si chiama BROS, Budget per il Reinserimento Occupazionale Sociale. 20 milioni da spendere per il sostegno al reddito e l'avvio ad esperienze lavorative. Non cambia la platea, quella dei corsisti ISOLA, non muta il copione, tutti in piazza a fare la guerra. I disoccupati, in particolar modo quelli di progetti di cui si parla di più, cioè il progetto BROS, i progetti ISOLA, sanno bene che quelle risorse che arrivavano sui loro conti correnti o che andavano a ritirare allo sportello postale o all'INPS erano sussidi per la disoccupazione di lunga durata. Assolutamente non erano in qualche modo certificati di assunzione. Noi facevamo prima a prendere quei soldi pubblici e a darli come reddito di sostegno ai disoccupati. Per tre anni noi li formavamo, gli facevamo imparare un mestiere, poi gli facevamo delle offerte di lavoro in giro per l'Italia. Se non le volevano, il reddito lo perdevano. Primavera del 2010, fine dell'era Bassolino e via Regione all'amministrazione Caldoro. Uno dei primi atti sarà una delibera che stanzia 3 milioni per quelli che l'attuale assessore al lavoro Nappi definì percorsi da realizzare d'intesa con imprese diretti all'effettivo inserimento del lavoro.
La storia si ripete. Ad oggi si contano 3.780 ex corsisti, 53 milioni stanziati e zero posti di lavoro. Noi ci sentiamo proprio buggerati, cioè presi in giro, le nostre aspettative, le nostre, cioè noi avevamo riposto tutto in questi progetti, un futuro, la dignità di un lavoro. Cominciamo da queste cifre inquietanti, zero posti di lavoro però del progetto BROS, perché a me risulta che con il piano Lavoro Campania, che possiamo vedere grazie al punto 1 della nostra grafica, i posti sono diventati 60.000, Presidente. Beh, intanto dividiamo, una cosa sono queste situazioni delle sacche di disoccupazione organizzata, che hanno avuto tante illusioni nel passato, ma che sono una, praticamente un bacino di circa 10.000 persone. Io credo che la politica regionale, benché non debba dimenticare nessuno, anche i 10.000, delle ragionevoli richieste possibili di inserimento nel lavoro, ma non certo di spreco di denaro pubblico, tra l'altro oggi non ce lo permetterebbe nessuno perché quei fondi non ci sono più. Certo. Si davano allora, ma oggi il governo non li passa più. Ma noi dobbiamo rivolgerci ai centinaia di migliaia di disoccupati, quindi una platea molto più larga, che sono i tanti giovani silenziosi che non hanno il posto di lavoro. Quindi la politica regionale è troppo sempre rivolta a solamente sacche specifiche di disoccupazione organizzata, non guardava poi la platea generale. Quindi noi abbiamo voluto mettere in campo delle politiche per tutti, per occasioni legate, spostando il sistema dal sussidio all'impresa, cioè noi abbiamo generato in controtendenza sul sud e in controtendenza sul piano nazionale, quindi la crisi è violentissima, io quindi credo che bisogna stare attenti anche a dire la crisi non è superata, sarà ancora lunga, la crisi è durissima, però che cosa possiamo fare noi? Tanto le politiche industriali le fa il governo, non le facciamo noi, però noi possiamo mettere insieme quelle politiche del lavoro per non sprecare le risorse, darle alle imprese che producono anche nelle aree di crisi, quindi non incentivare le aziende che non ce la fanno. Aiutare fatto, chi invece ce la fa. Abbiamo fatto lunga discussione industriale selezionando le imprese che hanno mercato. Questo poi perché le imprese che hanno mercato, mettiamoci dentro l'incentivo all'occupazione giovanile, insomma spostiamo dal vecchio modello Stato, Regione, che vuole fare i corsi di formazione, che vuole gestire la formazione, che vuole gestire il lavoro. Il lavoro lo gestiscono le istituzioni, il lavoro lo gestisce l'impresa e lo dà l'impresa. Quindi spostiamo su quel versante. Presidente, perché la regia mi dà adesso a pieno schermo quello che vediamo alle nostre spalle, che riassume le conseguenze positive, per fortuna, del piano azione campagna lavoro. Dicevo, 60.000 posti ad oggi? Sì, ad oggi sono 60.000 nuovi. È evidente che questi dati vanno compensati con chi non richiede più lavoro, lo perde, evidente. Noi produciamo un effetto sulla crisi per creare nuova occupazione. Purtroppo la crisi ti fa perdere posti di lavoro, ma questo è un problema nazionale. Permettetemi, europeo, io sono permesso di dare una tabella OCSE molto significativa, che se si può poi produrre, che dà lo schema sulla disoccupazione giovanile negli ultimi 5 anni in Europa. E vediamo dei numeri che sono tragici sul piano dell'occupazione giovanile in tutta Europa. L'unica nazione che sale contro tutte è solo la Germania, che fa 4 punti in più di occupazione. Però il fatto che stanno male gli altri non ci consola. Allora, questo cartello, per favore, ancora in primo piano, i 60.000 posti di lavoro sono arrivati agendo sul credito d'imposta, praticamente le aziende pagano meno tasse, ammesso che usino quei soldi per fare investimenti. Col microcredito, e siamo a 100 milioni investiti, azioni speciali per le aree di crisi e interventi sull'apprendistato scuola-lavoro. Tutto questo, Lorenzo Crea da Pomigliano, è servito in qualche modo a risolvere l'eterna vertenza dello stabilimento Fiat? Sì, direttore, qua a Pomigliano, stabilimento di 5.000 operai al momento, 18.000 di indotto, siamo con il rappresentante della CGIL Alfonso Viola e con quello della FIOM Antonio Di Luca, e a loro chiedo subito un commento sul piano lavoro Campania che state discutendo in studio. Comincio con Viola della CGIL. A me interessa non un parere generale, ma se è servito a loro lì a Pomigliano. Certo, certo. Ma sicuramente a Pomigliano il piano della Regione Campania è servito a ben poco, perché qui ci troviamo di fronte a uno stabilimento Fiat importante che ha subito una crisi molto forte in questi anni, e qui c'è stato un tentativo anche
di abbassare le tutele sindacali rispetto a cui, come è noto, la FIOM ha sviluppato le iniziative di contrasto per affermare i diritti del lavoro in una realtà così complessa quale quella di Pomigliano e della Campania più in generale. Io vorrei però richiamare alcuni punti rispetto al grafico che avete mostrato rispetto al piano del lavoro campana che l'assessore Nappi, il presidente Caldoro hanno illustrato. Sicuramente gli strumenti che sono stati illustrati hanno portato incentivato alcuni settori sull'occupazione, però sono del tutto insufficienti in una regione quale la Campania, che dal 2008 a oggi ha perso quasi 15 punti di prodotto interno lordo e quasi il 25% della ricchezza individuale, facendo precipitare la nostra regione all'ultimo posto come reddito pro capite. In questo quadro aumentata la disoccupazione soprattutto giovanile, ci troviamo in Campania di fronte a una crisi di sistema rispetto a cui c'è la necessità di strumenti adeguati di quadro europeo, nazionale e regionale. Di Leva, adesso arrivo Presidente, in fondo tutto questo non ha aiutato Pomigliano, perché Pomigliano non è un problema solo di Napoli e della Campania, è un problema di una politica industriale italiana che non c'è più e di nuove idee che Marchionne e la Fiat hanno per quello che era il loro fiore all'occhiello meridionale. Allora, ti rispondo su Pomigliano, dove intanto è stato realizzato un grandissimo investimento che era destinato all'estero e invece è stato realizzato in Italia e nel sud d'Italia. Evidentemente questo territorio ha ancora, dal punto di vista dell'azienda che investe, fattori di competitività validi. Non dimentichiamo questo, perché altrimenti guardiamo la foglia e perdiamo di vista la foresta. La foresta dice che in Campania c'è un'inversione di tendenza nell'occupazione, perché i posti di lavoro creati nel 2012 sono stati 20.000 in più rispetto a quelli dell'inizio del 2012. Nei 5 anni precedenti. In un anno, quindi sono aumentati di 20.000 unità. Cioè ci sono 20.000 persone in più che hanno trovato lavoro. Nei 5 anni precedenti, i dati sono di Banca d'Italia, quindi non mi sono svegliato stamattina, nei 5 anni precedenti i posti di lavoro persi erano 150.000. Quindi il primo dato generale, secondo me... Ma quindi il saldo è positivo nel 2012? Stai dicendo questo? No, sto dicendo che c'è un'inversione di tendenza, che è una cosa fondamentale. Questa inversione di tendenza ha significato un aumento minimo dal 39,4% al 40% del tasso di occupazione. Detto questo, non possiamo dimenticare però altre due cose fondamentali. La prima, la crisi che stiamo attraversando è la più dura, la più difficile e la più lunga che uomo possa ricordare. Le politiche... Beh, insomma, quelli che hanno una certa età se lo ricordano, quella della guerra e quella degli anni 70. Non credo che sia la stessa cosa, perché si partiva da basi diverse. Si partiva nel dopoguerra da una base di povertà diffusa e reale. Si partiva in questa crisi da una base di ricchezza. Quindi si percepisce di più. Perfetto. Quindi c'è una percezione della crisi che è completamente diversa. Presidente, forse il piano Campania non riguardava Pomigliano. No, io guarda, per bene precisare, perché io ho un grande rispetto e stima per la CGIL e per la FIOM, un grande sindacato. Però là ci mancano le due componenti sindacali col quale io ho firmato l'accordo insieme al governo. Cioè la CISL e la UIL e la maggioranza dei lavoratori di Pomigliano, che hanno fatto un referendum e hanno approvato un piano che legittima la posizione della CGIL e della FIOM, sia ben chiaro, e per molti aspetti anche condivisibile sui diritti dei lavoratori e sulle parità di condizioni. Però lì è rappresentata una parte del mondo sindacale che non ha voluto quell'accordo legittimamente. Noi l'abbiamo firmato con altri quell'accordo, e quell'accordo ha permesso, perché la FIOM non ci credeva,
ma l'alternativa era la chiusura di quell'azienda, i zero dipendenti. Oggi ci sono una parte dei lavoratori che sono rientrati, non tutti perché la crisi dell'auto ha portato anche questo, ma ce ne sono 2005 che sono rientrati nel settore e l'indotto mi pare che stia producendo. Io parlo da una persona che lavora, che con lavora l'indotto per l'indotto Fiat, certo. Che sta riportando. Se non avessimo fatto quella scelta, anche dura e difficile, si è spaccato il sindacato, perché qui c'è una parte del sindacato, non c'è la parte che ha accettato l'accordo maggioritario, che ha permesso a un'azienda anche in grande difficoltà. Allora io ero solo a combattere, o meglio non solo, insieme a una parte del sindacato e ad altri che ci credevano, ma isolato rispetto alla... perché è stato un grande rischio accettare quell'accordo, perché non eravamo sicuri che l'azienda, che la Fiat investisse 1 miliardo di euro per quel tipo di impianto, che ci danno la possibilità oggi di governare il processo di crescita dell'auto e speriamo che gli altri 2005, speriamo ancora di più, possono rientrare nel mondo del lavoro. Ci ricorda rapidamente, la Fiat si è impegnata a produrre che cosa? La Panda, ma già stanno producendo la Panda, sia ben chiaro. Ma guarda, è un investimento... Era quella che era in Polonia che diceva di Leva. È un investimento di 780 milioni di euro circa privati. La Fiat ha investito in quell'impianto e oggi l'amministratore delegato della Fiat dice che quell'impianto è l'impianto più moderno del suo gruppo nel mondo. Questo ha significato fare quell'accordo e ci abbiamo creduto. Poi la FIOM ha avuto le sue posizioni e la CGIL, sostenendo la FIOM, non ha voluto firmare quell'accordo. Le sta confermando. Però dobbiamo tenere presente sempre la discussione in termini di comunicazione efficace. Abbiamo rischiato, ci abbiamo creduto. Non ha chiuso, è aperto. L'azienda sta riaprendo, sta funzionando e stanno producendo le auto. Martone, dica la verità. Non le dispiace poi tanto non essere più sottosegretario come era nel governo Monti a trattare questi problemi terribili? Erano già terribili all'epoca, secondo alcuni per colpa vostra sono ancora peggiorati. Non la sento più. Forse è meglio, considerando quello che ho detto. Ho detto che quando era sottosegretario con Monti aveva queste belle gatte da pelare, adesso forse è contento di guardarle da fuori, cioè da esperto e non più da persona coinvolta in mille trattative in situazioni drammatiche. Sicuramente sono stati anni difficili, ma è stato anche un grande onore servire il Paese. Vedo per esempio il sindaco Emiliano, con il quale abbiamo seguito anche i problemi legati alla Bridgestone, al dramma in qualche modo nella stessa regione dell'Ilva. Detto ciò, ci sono anche notizie positive. Grazie all'impegno e a manovre anche difficili, lei dice che noi abbiamo peggiorato la situazione, ma se lei si ricorda, l'Italia era al centro di una crisi economica globale e c'era proprio un problema anche di trovare le risorse per riuscire a pagare gli stipendi e le pensioni. Gli italiani con grande senso di responsabilità hanno affrontato dei gravi sacrifici e grazie alle politiche che poi sono state messe in atto anche sul territorio, vedo qui appunto il presidente Caldoro e il sindaco Emiliano, che peraltro se non mi sbaglio sono stati selezionati tra i migliori amministratori locali del nostro paese, si è riuscito ad esempio in Campania a cominciare a invertire la tendenza. Guardi, i problemi che si sono creati nel nostro paese sono legati al fatto che noi per tanto tempo abbiamo sperperato il denaro pubblico e invece oggi ci troviamo ad affrontare la più grave crisi dei tempi del 29. Allora oggi è necessario cominciare a intervenire, a selezionare per andare ad aiutare chi realmente ha bisogno. L'esempio che facevamo prima in Campania, in alcuni progetti sono utilizzati decine di milioni di euro ma non hanno creato neanche un posto di lavoro. Alcuni lavoratori hanno avuto per anni e anni e anni un sussidio statale e magari invece poi non c'erano le risorse per i lavoratori che avevano più bisogno. Allora oggi, per cercare di rilanciare il nostro paese, è necessario cominciare a scegliere, decidere se un'azienda è giusto scommettere su di un'azienda o meno, perché chi crea posti di lavoro non è lo Stato, sono le aziende. Allora da questo punto di vista a me sembra che questo grande passaggio è un passaggio importante. Pomigliano è stato sicuramente un simbolo, anche perché a Pomigliano, dopo le difficili battaglie che richiamava il presidente Caldoro, che hanno portato a creare il miglior stabilimento del gruppo Fiat, nel quale mi piace ricordare non c'è ancora stato neanche un infortunio sul lavoro, nel quale si produce la Panda, hanno consentito di creare posti di lavoro veri, perché la Fiat era tentata di investire in altri paesi. Oggi la FIOM è rientrata in azienda e io auspico che firmerà il contratto. Allora non tutto è negativo quello che accade nel nostro paese, però dobbiamo avere il coraggio di guardare in faccia la realtà e di affrontare i problemi avendo il coraggio di scommettere
su chi ha voglia di impegnarsi. Chiudo sul sud perché mi sta particolarmente aspetti, a cuore. No, non chiuda perché so che lei sta con noi. Aspetti Martone, tanto lei è con noi fino alle 22. Sul sud la faccio intervenire di nuovo a proposito di questi dati della nostra scheda slide 3 e 4, per favore, perché su questi dati poi chiamo anche Emiliano e do la replica alla CGIL da Pomigliano d'Arco. Abbiamo nella slide 3 e 4 dei numeri che sicuramente ci dicono che c'è almeno ancora tantissimo da fare. Se non è pronta ditemelo, eccola qua. Le domande di occupazione sono salite del 32% per chi ancora ha voglia di cercare e chiedere, le richieste di sussidio di quasi 2 milioni. Di questo parleremo tra poco con Emiliano, che ci aiuta a capire la proposta del PD e di Renzi, e poi risentiamo anche la CGIL da Pomigliano e gli altri che ancora non hanno parlato. Pochi istanti di pubblicità, restate con noi a Reti Unificate, la TV del Sud. Da Canale 8, Canale 9, Canale 21, Televomero e in streaming www.canale21.it è tornata a Reti Unificate, la TV del Sud, sul tema sentito come più grave non soltanto al Sud, ma come ci dice questo cartello, il sondaggio numero uno, come il problema più sentito da tutti gli italiani. Quindi se gli economisti, gli esperti ci dicono che forse le cose stanno andando meglio, ci sono inversioni di tendenza, guardate Data Media Ricerche cosa dice per noi. Vi giuro che la prossima settimana, se non scrivono più grande, io cambio fornitore di servizi. Vi giuro che c'è scritto lavoro, disoccupazione giovanile, la preoccupazione numero uno degli italiani al 57,6%. Segue attuare misure di sviluppo, che quindi è collegato, ridurre i costi della politica, ridurre le tasse. Vi giuro che c'è scritto anche politiche sociali e per la famiglia 16%. Vi giuro che ci sono scritte un sacco di cose. Avevo detto che non si leggevano, se qualcuno dà retta a uno che ci lavora in questo campo da 36 anni non sarebbe male. Il lavoro, problema di tutta Italia, anche se prevalentemente problema del Sud. Sindaco Emiliano, quanto vi sentite come la Campania e come Napoli particolarmente feriti dal problema della mancanza del lavoro in Puglia e a Bari? Innanzitutto è ferito il paese intero, perché tutto è in proporzione. Ovviamente da noi la tegola arriva e fa più male perché colpisce, diciamo, un corpo già molto provato, ma tutta l'Italia è in queste condizioni. Tutti i giovani italiani partono dalle loro case e dopo che le loro famiglie hanno investito spesso tutti i danari che hanno nella loro formazione vanno ad aiutare il successo economico di altri paesi. Però è evidente che noi non possiamo solo fare un'analisi, dobbiamo immaginare una riscossa. La crisi va attaccata, un po' come accadde nel 29 in America, dove il New Deal era un vero e proprio attacco alla crisi. Ora, il Sud ha alcuni asset, cioè ha delle cose particolari che possono essere utili. Per esempio, è un luogo, come capita in Puglia, diciamo dove i costi della pubblica amministrazione sono molto contenuti. Normalmente, se noi attuassimo il federalismo fiscale nel comune di Bari, il comune di Bari ha dei costi standard molto bassi e quindi potremmo avere un livello di tassazione piuttosto basso che favorisce gli investimenti. E questo è uno dei punti chiave del Job Act di Renzi, abbassare appunto l'IRAP cercando di fare in modo che le imprese abbiano minore pressione fiscale. D'altra parte tutti i grandi leader degli ultimi 15 anni hanno parlato di abbassare l'IRAP e tutti l'hanno alzata. Però noi e tutti no, alzata no, ma è rimasta. Se non l'hanno chiamata IRAP, l'hanno chiamata in un altro modo. Incredibile. Dico, ma è una tassa incredibile, perché più dipendenti hai, quindi meno incidi o più aiuti la lotta alla disoccupazione, più paghi, cioè qualche cosa veramente di demenziale. Naturalmente il Sud, come ovviamente Pino Aprile può confermare, è un brand fantastico, è un brand storico che fa parte della storia dell'umanità. Il grande tour italiano per gli intellettuali europei era qualcosa di particolarmente importante. Allora noi per esempio dobbiamo investire sul restauro delle nostre città e sul restauro del paesaggio. Certo, in Campania può sembrare quasi, come posso dire, un'irrisione, ma non è così.
Noi abbiamo delle esperienze, possiamo fare delle esperienze dalle nostre minacce più gravi, per esempio dall'inquinamento del sottosuolo, che potrebbero essere importanti dovunque. Milano ha un livello di inquinamento del sottosuolo che il Procuratore della Repubblica ha oggi denunciato, che probabilmente non è diverso da quello della Terra dei Fuochi, nel senso che c'era un'idea complessiva dell'industria legata appunto all'abuso del suolo, e naturalmente quando questo non è stato più possibile a Milano, probabilmente la Camorra ha intermediato per fare quello che ha fatto, ma da qui può nascere un'industria dal disinquinamento, da qui possono nascere studi specifici delle nostre università. L'alleanza tra Puglia e Campania è centrale, noi non dobbiamo solo costruire la ferrovia dell'alta capacità, ma costruire un'idea del futuro nella quale il Sud mette in campo la risorsa più importante che abbiamo, è il cervello, è la fantasia, è la nostra capacità anche di sacrificarci e di ricostruire una cultura del lavoro che non può essere lasciata alla Camorra o all'Andrangheta o alla Sacra Corona Unita. Noi abbiamo bisogno di restituire ai nostri ragazzi il nesso che c'è tra fare un sacrificio e avere un risultato. Un Sud così è un Sud attrattivo, è un Sud che piace anche ai tedeschi, che può piacere agli investitori internazionali. Naturalmente la lotta alla mafia è di centrale importanza e questa lotta deve essere una costante nella nostra quotidianità. Insomma, noi abbiamo molta determinazione nell'affrontare questi problemi. Quello che non dobbiamo fare è affrontarli isolatamente. Se il sindaco di Bari dovesse pensare di risolvere i suoi problemi senza l'aiuto del presidente Caldoro, è un ingenuo, è un fesso, come si dice dalle parti nostre. E questo vale per tutti noi. Speriamo che questa reciproca conoscenza, l'amicizia che si crea anche al di là degli schieramenti, possa servire a superare una piaga storica del Mezzogiorno. L'egoismo delle classi dirigenti che si sono accreditate presso i poteri romani sacrificando il territorio e gli interessi dei nostri connazionali, diciamo così. Emiliano, aspetti un attimo. Prego. Perché ha detto una cosa che ci sta molto a cuore a noi che facciamo questo programma, e cioè che non esiste più la possibilità di affrontare i problemi in maniera localistica. Questo si chiama Rete Unificata della TV del Sud, questo programma, perché è un consorzio di emittenti che, come vedete, state vedendo, tiene collegate in diretta Roma, Napoli, Bari, Pomigliano d'Arco e tutto il paese in streaming. Il concetto è proprio che tutto si tiene, tutto si salva o tutto va per aria contemporaneamente. Lei ha anche detto l'eccellenza è il marchio del Sud. Ci crede Paolo Scudieri, che poteva tranquillamente continuare a fare delle importantissime produzioni plastiche per la Fiat, visto che la Fiat non se n'è andata grazie a questo accordo e ha ripreso ad andare avanti, ma ha rischiato proprio su questo marchio e forse su un abbinamento che è quello più conosciuto nel mondo, cioè l'alimentazione. Beh sì, devo dire in primis di Fiat, Pomigliano d'Arco, che rimane il mio core business, quindi il sistema automotive. Ricorda ai non esperti che lei produce accessori plastici per le automobili, posso noi essere così sintetico? Curiamo gli interni, quindi l'arredamento interno e l'insonorizzazione, quindi il comfort delle vetture. Va bene. Lo facciamo in 20 paesi nel mondo e abbiamo come nostri clienti tutti i car makers, quindi conosciamo realtà molto diffuse nel mondo. E ha rischiato di non avere più il cliente Fiat se Pomigliano chiudeva. Pomigliano è un fenomeno studiato dal mondo ormai, perché gli uomini di Pomigliano, i giovani di Pomigliano, perché l'età media dei dipendenti di Pomigliano è veramente bassa, sono ragazzi straordinari, ragazzi che hanno permesso il rilancio di uno stabilimento e di un'area che era classificata come il peggior stabilimento e la peggior area per produrre automobili. Lei mi dice che non hanno solo un posto, ma ci credono e, come dire, hanno sposato la causa. Guardi, è un entusiasmo vedere gli operai di Pomigliano al lavoro, dedicarsi alle produzioni di una vettura che sembra una vettura semplice, la Panda, ma è una vettura complessa perché è una vettura di un successo larghissimo e quindi diffusione molto ampia in Europa e quindi assolutamente da preservare in qualità, in competitività e in prestazioni. Sono fattori
le giuro, sono fattori molto difficili da raggiungere. Però adesso lei mi deve spiegare perché. Ora che la Fiat non ha chiuso, grazie al progetto seguito da Caldoro, appoggiato da Martone, perché lei si è messo a fare pure le eccellenze campane mentre poteva tranquillamente continuare a andare bene con le sue materie plastiche e i suoi arredamenti interni per auto? Perché il mondo è fatto di sfide e della lettura di un mondo che è in continuo cambiamento. È fatto anche di sfide, perché io che giro il mondo per lavoro vedo che le più grandi catene che diffondono la pizza nel mondo non sono catene italiane. Infatti fa schifo la pizza. Bravissimo. E allora, come il caffè. Non è italiano. Peraltro le aziende che diffondono questi concetti dell'enogastronomia italiana lo fanno quotandosi in borsa, avendo 170.000 dipendenti in un caso, 150 nell'altro, e capitalizzando a Wall Street valori strepitosi. Chi è andato a New York lo sa, però devo ricordare a tutti, fanno una pizza orrenda, adesso mi prendo io la responsabilità e faccio manleva rispetto all'editore, si chiamano sbarro, ma potete pensare che una pizza buona si chiama sbarro? Lei ce l'ha presente, una cosa orrenda. E allora da questa arrabbiatura nasce l'idea di mettere insieme, di fare sistema. Lei mi assume casomai se sbarro mi fa causa, perché guarda, quelli sono ricchissimi. Come assaggiatore. Quello che vuole. E quindi lei ha detto, ma perché lo fa sbarro? Lo facciamo noi, perché lo facciamo, fa Starbucks? Lo facciamo noi perché abbiamo competenza, abbiamo storia, abbiamo cultura, abbiamo generazioni che hanno sudato per raggiungere dei risultati che però non sono evidenti perché non abbiamo mai fatto sistema. Si diceva prima, il mondo e i mercati globali possono essere aggrediti dalla nostra cultura, dalla nostra storia, se però stiamo insieme. Se però insieme decliniamo quelle qualità che sono insite nella nostra storia, ma che sono disgregate dai fattori di un'ambizione assurda della singolarità dell'essere, no? Quindi, e il localismo di cui parlavamo prima. Andiamo un attimo a Pomigliano, perché è giusto che Lorenzo Crea ci faccia dire dal rappresentante della CGIL perché non hanno sposato questo bel progetto che ha consentito allo stabilimento di non chiudere, e a 2500 persone mi dicono qua tutti di fare un ottimo lavoro. Sì, parla Antonio Di Luca della FIOM a proposito di quello che stai dicendo tu, direttore. Buonasera a tutti. Buonasera. Io per onore del vero vorrei chiarire alcuni punti importanti che sono stati detti molto tempo fa, purtroppo, nella trasmissione. Cioè, il primo punto è che noi, insieme alle altre organizzazioni sindacali, abbiamo, attraverso la nostra lotta, portato riaperto lo stabilimento di Pomigliano. Poi abbiamo partecipato a tutte le trattative affinché l'ultima parte in cui c'era un odioso scambio tra diritti e pseudo-occupazione, visto che ad oggi l'occupazione manca ancora, bisogna raccontare tutte le verità quando si raccontano questi episodi. Noi siamo dinanzi a uno stabilimento che, con 5.000 persone che lavoravano prima, con 3 vetture su 5 piattaforme, la 147 3 porte e 5 porte, il GT Coupé, la 159 berline e Station Wagon, dava lavoro a 5.200 persone qui nello stabilimento e ben 13.500 nell'indotto compreso di primo e secondo livello. Pensate soltanto che da quando c'è questa vettura da noi voluta, anche insieme agli altri, però avevamo capito immediatamente che una vettura di basso valore aggiunto per unità di prodotto che portava addirittura una desertificazione in tutto il territorio campano, e questo mi fa riflettere sulle conoscenze del nostro presidente Caldoro, che non riesce a capire che questa vettura non solo non è riuscita a portare il lavoro per tutti, ma rischia ulteriormente di ridimensionare questo territorio già desertificato. Di Luca, mi scusi un attimo, ma se l'alternativa era la chiusura, aver tenuto aperto, continuare a produrre, tenere al lavoro almeno 2500 persone, non è comunque un successo? Ma che c'entra il successo? Io non so. Ma se l'alternativa era chiudere, entrano tutte 5000 persone. Ma fra poco, desertificando il territorio, il dottor Scudieri, io volevo dire semplicemente una cosa: in questo momento ci sono oltre 2500 lavoratori ancora fuori, indotto compreso la logistica di Nola, e qui alla Tiberina, a 10 metri di distanza dallo stabilimento, su 91 persone questa sera sono in assemblea permanente perché hanno chiesto la mobilità per 50 persone, quando possono tranquillamente adoperare i contratti di solidarietà
per ruotare in innovazione, in processo e in salario tutta la forza lavoro. C'è la possibilità di redistribuire, perché noi siamo dinanzi a un problema di sovraccapacità produttiva, mentre prima dicevo che noi eravamo dei fannulloni che non eravamo in grado a produrre. In questo momento nello stabilimento stiamo producendo 800 vetture che 400 vetture a turno, quindi il massimo espansivo, e non riesce a portare tutti. Noi avevamo detto sin dall'inizio che una sola vettura non bastasse, tutto qui, non c'è niente di è chiarissimo Di Luca, siccome ha chiamato in causa Scudieri, che ci lavora con la Fiat e poi rappresenta in questo momento la Confindustria qui campana, sentiamo che cosa ha da dire. Mi pare che giustamente fanno il loro mestiere, loro rivolevano tutti dentro, invece dentro sono entrati soltanto la metà più o meno. Guardi, il problema è proporre al mercato internazionale dei prodotti aggiornati, tecnologicamente interessanti, per conquistare nuove fette di mercato. La Panda è sicuramente una vettura di successo, ho rimarcato prima, grazie all'attività che i giovani di Pomigliano riescono a fare sulle linee di montaggio. Grazie alla lungimiranza ovviamente delle strategie dell'azienda. Ciò sicuramente è un working in progress, è un qualcosa che con l'innovazione del prodotto, sia di Fiat sia dell'indotto stesso, può portare nuovi risultati. Io, per ciò che mi riguarda strettamente come azienda, devo dire che abbiamo assunto tanti giovani formati soprattutto su nuovi prodotti, su nuove tecnologie che porteranno ulteriore lavoro. Aspetti, Martone, da economista, che cosa deve succedere perché anziché la metà tornino a Pomigliano, così come altrove, tutti quanti quelli che il lavoro in questi anni lo hanno perso? Beh, in parte deve riprendere l'economia globale e quindi deve tornare a crescere la domanda di prodotti, ma poi noi dobbiamo riuscire a fermare l'emorragia di giovani che colpisce il Sud. Forse il più grande furto che ha subito il Sud nel corso degli ultimi 100 anni, anno dopo anno, è stata proprio questa fuga di giovani che sono stati costretti a lasciare il Sud, quei giovani che avrebbero lasciato Pomigliano se avesse chiuso quest'ultimo stabilimento. Ora invece questo stabilimento ha consentito di rimetterne al lavoro una parte. Non sono tutti quelli che vorrebbe la FIOM, ma non è solo la FIOM a volere che quei giovani tornino al lavoro, sono sicuro che anche la CISL e anche ma la tutte WIM, le persone di buona volontà, si diceva una volta, e tutti noi però per farlo bisogna avere il coraggio di passo dopo passo. Vede, mia nonna che veniva da Caserta mi diceva molto spesso che il meglio è nemico del bene. Allora in quel drammatico momento ci si è impegnati per cercare di evitare che si chiudessero tutti gli stabilimenti a Pomigliano, e adesso dobbiamo cercare di riconquistare posti di lavoro uno dopo l'altro, uno per uno. Solamente così si riesce a uscire da una crisi grave come quella che ci ha colpito. Per fortuna mi sembra che questa sera stiamo vedendo che dei progressi si fanno grazie all'impegno di tutta una serie di persone che hanno il coraggio di guardare in faccia i problemi e di affrontarli. Ringrazio Martone, ringrazio Martone che ci deve lasciare, perché da me stimatissimo professore universitario ha richiamato l'attenzione su un fenomeno di tendenza preoccupante, cioè è tornata l'emigrazione. Credo che lui facesse riferimento a quella interna, quanti napoletani, sì, meridionali, campani, pugliesi, ma è tornata anche l'emigrazione internazionale che pensavamo di aver archiviato con i nostri bisnonni e con i nostri nonni. Sentite un attimo la storia di Fortunato, apprendista pizzaiolo precario, che ha deciso di andarsene in Australia. La famiglia lo ha accompagnato a Roma a prendere un volo Emirates senza ritorno, si spera, perché è andato a cercare fortuna lì a 25 anni. Queste le immagini che hanno girato di questo viaggio da Napoli a Roma per accompagnare Fortunato nel suo viaggio della fortuna verso l'Australia, come una volta. Partivano con la valigia di cartone a bordo di enormi navi. Cercavano un sogno, cercavano l'America. Erano i nostri nonni, i nostri padri, che all'inizio del secolo scorso lasciavano il mezzogiorno e la povertà per una vita migliore oltreoceano. Oltre 100 anni dopo non è cambiato molto. I giovani della Campania e del Sud lasciano parenti e amici e volano via. Il protagonista di questa storia, una come tante,
è Fortunato, 25enne di Scampia, pizzaiolo precario. Il suo futuro non sarà a Napoli. Lui, il futuro, lo vede in Australia, la nuova Eldorado per i nostri migranti. A Fiumicino prenderà un aereo che lo porterà ad Adelaide, a 700 km da Melbourne. Lo accompagnano mamma Tina e papà Enzo. C'è lavoro, c'è crisi, non c'è niente. Allora l'unica via d'uscita è di uscire da questi lati. Mi dispiace lasciare loro, la mia famiglia. Ho stroncato una storia di 6 anni e bene così. L'Italia mi mancherà. Però purtroppo la vita ha deciso così. Cioè, voglio realizzarmi e vorrei avere una famiglia, devo riuscirci, devo vincere questa battaglia. È tosta per i genitori, anche con l'anima che dice di no, però purtroppo è una sua scelta. La tensione è palpabile, ma Matina non riesce a trattenere le lacrime. Tra una sosta e un po' di riposo si arriva finalmente a Allora, Pino Aprile, tutti sanno del mio amore per l'Italia e per il Sud Italia in particolare, ma mi viene da dire una cosa, ma non starà meglio a 25 anni in Australia ad Adelaide che qui a lottare appresso a un lavoro precario come aiuto pizzaiolo con i genitori senza lavoro? Forse tutto sommato, per quanto possa sembrare una tragedia, forse è una fortuna per Fortunato. Beh, da che lato lo si vede? Dal lato del PIL, cioè del prodotto, è sicuramente meglio. Dal lato del BIL, benessere interno lordo, Fortunato voleva stare qua. Ah no, certo. Ora, non ha scelto, è stato costretto. Infatti, certo. Questa però, attento, è emigrazione, ma non è la stessa emigrazione. A parte che i meridionali non erano mai emigrati. La prima volta nella loro storia è stata da 20 anni dopo l'Unità d'Italia per la miseria che fu seminata, ma questo è giusto per una sottolineata. No, aspetti, i miei bisnonni dall'Abruzzo andarono in America all'inizio del Novecento. All'inizio del Novecento, infatti, l'emigrazione cominciò circa 20 anni dopo, nel 70-80. Oh, sì. Ma è cambiato tutto. Gli emigranti, come il tuo bisnonno, come mio nonno, che l'ho scoperto a 60 anni che era andato in America, madre non me l'aveva mai detto. Quando partivano dalla nave, buttavano, avete visto tutti quella bellissima immagine della nave che si stacca dal molo e dopo si vede che una parte è nave, una parte è molo, la gente sembra tutti in una piazza, e buttavano un rocchetto di filo e a terra sul molo il familiare, il parente teneva un capo del rocchetto e a bordo l'altro. Man mano che si allontanava la nave, il rocchetto si tendeva, il filo si spezzava. Una parte del filo, il futuro, andava via con una parte della famiglia e una parte, il passato, restava a terra, nella speranza di riannodare i fili. Ma difficilmente sono stati riannodati. Perché? Perché è qui la differenza dove voglio arrivare. Chi andava via perdeva il suo paese, perdeva la sua lingua. Io da alcuni anni, a seguito proprio di Terroni, un paio di volte all'anno tengo delle conferenze in università americane, così, dove partecipano degli... dove la chiamano April. April. Mr. April. Ma parlano, che so, una mezzo dialetto fossilizzato. Sì. Il broccolino. Cioè, convinti di parlare italiano. Pensa che l'unico, il primo ed unico per ora,
direttore Dean, cioè preside dell'Istituto Italianistico della City University of New York, che parli anche italiano. Il mio amico Albertini. Anthony Julian Tamburi. Ah, quell'altro. Io vedo quello della casa italiana. Gli altri parlavano solo inglese. Sì. Ma qual è la differenza da Fortunato? Fortunato non lo perde il paese. Non perde l'Italia. Perché c'è internet. Perché quelli avevano il rocchetto e lui c'ha un computer portatile. Oh, il Papa ha detto quanto amo io questo Papa, non potete immaginare. Internet è un dono di Dio, ha detto oggi. Bravo Papa Francesco, mo mi riconverto con sto Papa io. Ci manca poco. Lui. No, è vero. Sì. Io non sono mica uno che c'ha un pregiudizio. Quando uno dice delle cose giuste, questo non ne sbaglia una. Che doveva proprio arrivare, meno male. E dove porta questo? Che non perdendo il proprio paese, ma accumulando esperienze, iniziative, anche capacità di fare, nuove cose, tornano. Un fenomeno che non viene studiato, e io gli ho dedicato 470 pagine di libro, ma in giù al sud, è proprio questo. Ci sono migliaia di giovani che poi rientrano. Lei è sicuro che ripartono da su. E talmente l'unico che l'ha studiato è Vito Teti, antropologo etnografo dell'Università di Arcavacata in Calabria, che a quel punto ha dovuto partorire dei criteri nuovi per studiare questo fenomeno, perché l'antropologia studia l'erranza, l'altrove, il lontano, e lui ha dovuto partorire, inaugurare una nuova branca dell'antropologia che studia quelli che restano volontariamente, voglio dire, con tutte le difficoltà, o addirittura tornano, ed ha inaugurato questa branca che ha anche un bellissimo allora nome, dobbiamo, la restanza. Ci devi aiutare a trovare qualcuno che rappresenti come Fortunato la nuova immigrazione, quelli che tornano o che restano. Facciamo per favore, notte se ti faccio l'elenco solo di nomi notte, e cognomi. Problema c'è? Sì. Per favore dalla regia, il sondaggio numero 2, fatto da Data Media benissimo, tranne che per la grafica, ma interverremo per la seconda puntata, perché ci saranno tutte le settimane. Eccolo qua, abbiamo chiesto, le sono chiari i contenuti del Job Act, cioè del piano del lavoro proposto da Matteo Renzi? L'85%, anzi quasi l'86% dice no, forse perché c'ha un nome inglese. Allora Emiliano, come uomo che ha a cuore i problemi del lavoro, come uomo importante del PD, come uomo vicino alla nuova gestione di Renzi, secondo lei perché non è chiaro? Perché dobbiamo tornarci sopra? Perché lo stesso Renzi l'ha detto in direzione l'altro giorno, si rende conto che bisogna, passato il momento delle riforme istituzionali, concentrarsi su questo? No, soprattutto perché questo atto per il lavoro non serve a moltiplicare il numero dei posti di lavoro, cioè sarebbe comodissimo se noi riuscissimo ad avere un maggior numero di posti di lavoro facendo una buona legge. Il Job Act ha un altro scopo, quello finalmente di uscire da un ginepraio di più di 40 tipi di contratti di lavoro diversi, si cerca di trovare, diciamo, un modulo unico con una flessibilità che possa in qualche modo accontentare le esigenze delle aziende, ma senza pregiudicare i diritti dei lavoratori. Il punto è un altro: il lavoro si crea costruendo cultura d'impresa e soprattutto, come si diceva in studio, investendo in innovazione. L'innovazione può attenere ovviamente il settore automobilistico. Bari e Napoli da questo punto di vista hanno una sorta di gemellaggio. Bari, come si diceva prima da parte di Michel Martone, è stata uno di quei luoghi dove noi abbiamo difeso una fabbrica importante, la Bridgestone, dove si fabbricano pneumatici per auto e dove, grazie ai fondi strutturali europei, credo gli stessi investiti dal presidente Caldoro, abbiamo salvaguardato la Bosch, la Getrag, la Magneti Marelli. Bari è il luogo dove è stato inventato da un ingegnere barese il common rail, questo meccanismo che aiuta l'iniezione dei motori a diesel, ma la gran parte dei cambi automobilistici delle grandi macchine tedesche si fabbricano a Bari, ed è nato un distretto, quello della robotica, cioè dell'automazione nella produzione di beni, che ovviamente però possono automatizzare anche la produzione di beni alimentari o di medicinali, come sta avvenendo, perché a Bari, grazie al Politecnico di Bari e a questa innovazione tecnologica, si sono insediate importantissime case farmaceutiche. Ora, se noi continuiamo questo processo, teniamo l'aria pulita, dice, ma che c'entra l'aria pulita? C'entra, perché le grandi aziende, le grandi multinazionali,
allocano più volentieri nei luoghi, dal punto di vista culturale e dell'ambiente, dove i manager vanno più volentieri a lavorare, perché in questo modo possono pagarli un po' meno, e, come per esempio se possono utilizzare i nostri giovani dove si laureano. Un ingegnere a Bari costa la metà di quello che costa se laureato qui lo devi esportare a Milano o in Germania. Questi elementi però vanno inseriti in una politica industriale italiana. Ecco Emiliano, si fermi un attimo. Noi non abbiamo una politica industriale. E da tanti anni non ce l'abbiamo. Presidente Caldoro, è più un fatto di contratti, quindi un fatto di importante carattere formale, o più di politica industriale che non c'è? Cioè cosa fare, quanto di innovazione e quanto di tradizione? Beh, non c'è dubbio, c'è un problema di mercato. Quindi il prodotto lo devi vendere, deve essere innovativo, si deve acquistare. Noi spesso parliamo di start-up, però noi parliamo di star e poco di app. Il sistema americano è molto su vendere, quindi è molto sul versante, io quello che vendo è buono, anche lì non possiamo semplificare. Noi invece siamo sempre a costruire azioni, poi le complichiamo e non producono vendita del prodotto. Se non vendi il prodotto non fai economia, non produci di più e non fai più occupazione. Sono sistemi semplici. Io credo che la risposta, io dico a chi cerca lavoro, a tanti che vediamo cercano lavoro, ma anche i cittadini, qualsiasi cittadino che non ha un approfondimento del tema, di fronte a tutta quella linea che Renzi ha buttato giù di problemi, e non mi meraviglio che ci sia lo 90% che dice ma di che parliamo. Il problema è che credo che bisogna avere efficacia sulle risposte, perché se noi continuiamo a fare programmi sul lavoro e non facciamo politiche industriali, ahimè, legati al prodotto Italia, cioè che cosa decidiamo come paese di produrre, quali sono i prodotti, esatto, che noi possiamo vendere. E anche sull'auto, tutti saremmo, siamo tutti qui speranzosi che la Fiat, io sono uno di quelli che non sta se ne vada, no, non solo che non se ne vada, io sto spingendo, Paolo lo sa, noi stiamo spingendo perché si accoppi alla Panda anche un'altra produzione, casomai vediamo qualche prodotto innovativo che la Fiat vicino alla Panda ci può mettere per permettere il reingresso di altri giovani, di quelli che sono rimasti fuori, dei vecchi 5.000 occupati, perché non tutti rientreranno, molti sono fatti anziani, sono andati in pensione, entreranno dei giovani, ma devi fare un prodotto che vende, se no non è che se puoi produrre macchine e non venderle, prima o poi quell'azienda si chiude. Quindi credo che da questo punto di vista c'è il prodotto, quindi l'app fondamentale, la parte vendita, quello che si può vendere si misura sul mercato. Il restante è semplifichiamo i meccanismi del lavoro, ma non c'è dubbio che puoi pure vendere tutti i prodotti del mondo, ma quando un imprenditore ha il cuneo fiscale di quel livello, il livello di costo del lavoro che ti incide sul prodotto, e quindi è inutile discutere, e soprattutto semplificare il processo di assunzione e di responsabilità dei lavoratori. Io sono più della linea di maggiore flessibilità in uscita. Noi per aver paura della flessibilità in uscita non facciamo un buon contratto in entrata, rendiamo precario quello che pensiamo che poi non possiamo togliere se non ci produce. L'imprenditore ha paura. Se noi gli diamo più flessibilità in uscita avremo migliori contratti in entrata, quindi avremo un processo virtuoso. E mi permetto di dire, per insomma semplificare, non dobbiamo inventare nulla. In qualche caso, se non siamo capaci di fare qualcosa di innovativo, copiamo le migliori cose che ci sono in America, le migliori cose che ci sono in Europa, nessuno si scandalizza, è un atto di umiltà. Purché funzioni, è un atto di umiltà copiare, sia ben chiaro, non è una roba semplice. Devi studiare, perché anche quando copi devi prendere la parte buona dei modelli, soprattutto se sono applicabili in Italia, e soprattutto un grande atto di umiltà. Ma cinesi e coreani sono diventati ricchi copiando noi, quindi voglio dire, se mi seguite un attimo, io vorrei farvi vedere il sondaggio numero 4, ripeto perché sono sondaggi fatti benissimo, perché c'è una ipotesi provocatoria, siccome quello che sta più a cuore a tutti, a me in particolare, è il futuro e quindi il lavoro dei giovani, abbiamo fatto questa domanda grazie a Data Media Ricerche. Mettiamo a casa i padri in modo che i figli trovino lavoro, soprattutto quel 50% dei figli del sud che il lavoro non ce l'hanno. Però avete visto, il 68% non ci pensa nemmeno, i padri proprio non vogliono andarsene per lasciare il posto ai figli. Ne parliamo per cercare di capire perché dopo pochi istanti di pubblicità. Restate con noi a Reti Unificate, la TV del Sud. Allora, a Reti Unificate ci siamo posti il problema. Di fronte a oltre il 50% di ragazzi sotto 35 anni che nel sud non hanno lavoro, non si potrebbe risolvere questo problema mandando a casa i genitori e sostituendoli con i figli?
forse possiamo rivedere il nostro sondaggio Data Media Ricerche, fatto perfettamente, quasi il 70% non ci pensa proprio a fare questo scambio. Guardate un po' qua, 68,2 no, 15,3 sì, pochissimi, e qualcuno che non lo sa. Caro direttore Di Leva, amante dei numeri quanto me, come mai? È egoismo dei padri, sono i figli che vogliono fare altre cose, non ci sono i soldi per le pensioni se i padri si ritirano prima del previsto. Come spieghi questo plebiscito contro il cambio generazionale? Non è un plebiscito contro il cambio generazionale, no. È l'affermazione di un futuro che non è solo per i giovani, ma è anche per gli adulti. Non si può dare un futuro ad una persona togliendola ad un altro. Bisogna costruire le condizioni perché i patti generazionali creino futuro per tutti, speranza per tutti. Secondo me qua sono state dette delle cose molto interessanti in un ragionamento che ha usato categorie vecchie, come quelle del familismo che al sud ha creato tanti, tanti guai, per affrontare una situazione che invece è completamente nuova. È inutile educare i figli, e qui parlo da padre. Io non ho mai detto ai miei figli domani lavorerete lì dove siete nati. Ho sempre detto sentitevi cittadini del mondo. Il nuovo che avanza non può non tener conto delle condizioni completamente nuove, forse per l'umanità. I miei genitori hanno fatto sacrifici disumani, le mie origini sono umilissime, per farmi studiare avevano una certezza, che quei sacrifici avrebbero consentito a me e mia sorella di vivere meglio. Oggi io questa certezza non ce l'ho. Se li tieni in Italia, stai dicendo. No, non ce l'ho in assoluto, perché sono cambiate le condizioni per l'equilibrio economico, umano e sociale, PIL e BIL del globo terracqueo. Ricordiamo cos'è, perché magari qualcuno si è messo adesso. PIL è il prodotto interno lordo e BIL è il benessere. Allora, questi sono i termini nuovi e dobbiamo usare categorie nuove. Voglio sottolineare una cosa che ha detto prima il presidente Caldoro, che è secondo me molto importante. Non ci illudiamo che il futuro, e ripeto questa parola, che il futuro possa essere in una Disneyland. Per poter avere futuro bisogna produrre, bisogna essere concreti e andare sui mercati per creare e trovare condizioni che consentano il benessere, e il benessere anche economico. Questi sono, tu come sempre dici cose molto, come dire, stimolanti, hai detto anche che bisogna essere disposti a andarsene. Questo però è una cosa che viene colta non solo dai ragazzi, abbiamo visto la storia di Fortunato, ma apparentemente in controtendenza a Scuderi, da importanti imprenditori che hanno appena annunciato, come Mennitti dell'Armut & Blaine, che se ne va all'est. Aspetta, sentiamo perché, ce la dice, poi commenti. Vediamo. Mennitti, grazie, da nostro Massimo Romano. Abbiamo presentato un piano industriale che prevede di triplicare la produzione, triplicare i fatturati entro i prossimi 4 anni. Sarebbe per noi estremamente interessante poterlo fare qui a Napoli. Non c'è più la possibilità di tenere assieme i tempi dell'amministrazione, i tempi della politica con quelli dell'impresa. I miei competitor americani e nord europei, dalla presentazione del progetto alla realizzazione dello stesso, vedono trascorrere non più di 6 mesi. Noi non possiamo aspettare 6 anni. La crisi è una grande mamma che ha steso un velo pietoso su tutte le nostre inadempienze, e parlo non solo della classe politica e di chi ci amministra, ma anche della classe imprenditoriale. La mia grande dispiacenza è che non sappiano prendere atto che questo sistema e questo quadro normativo all'interno del quale loro e noi dobbiamo muoverci non è più adeguato. È un sistema che poteva forse rispondere agli anni 50. Parliamo della banda larga. Mi auguro che fra 2 anni riusciremo ad avere la banda larga anche nella zona industriale di Pascarola, piuttosto che in un'altra zona industriale. Ma quando arriverà da noi la banda larga sarà l'equivalente dei segnali di fumo dei SIU.
Napoli è lontana perché non ha dei collegamenti efficienti, non ha un sistema di rete internazionale. Dove bisognerebbe intervenire? Intervenire sulla burocrazia, tagliare quel nodo gordiano del fatto che a discrezione del singolo funzionario quanto dura e quanto può restare una pratica sul tavolo. L'impresa, il cittadino non ha bisogno assolutamente di favori, ha bisogno di conoscere in tempi rapidi un sì e un no. È grande la confusione sotto il cielo. Sapete che c'è un grande imprenditore dell'abbigliamento che porta il mio cognome, ma non siamo parenti, purtroppo, i Paone di Chiton, che sono andati a Milano e sono comprati una cosa gigantesca, e cioè l'ex quartier generale di Ferré, nel centro della Milano della moda. E invece Mennitti, che non solo se ne va, ma ha fatto un atto d'accusa violentissimo contro la burocrazia, ma anche contro alcuni colleghi, Scuderi. Ne avete parlato dentro Confindustria di questa cosa? Domenico è un amico, quindi devo dire che quello che esprime in un settore, il suo settore, quello dell'abbigliamento, è qualcosa di tangibile. L'Italia è ammazzata sicuramente dalla burocrazia. La burocrazia è qualcosa di anacronistico che frena l'impresa, ma soprattutto l'intrapresa, cioè la voglia di poter affrontare con piglio determinato il mercato, il mestiere, il rischio, l'investimento. Quindi è qualcosa sicuramente da rottamare. Parimente dice un'altra cosa, dice: io devo assolutamente internazionalizzarmi, scelgo il posto migliore per andare. Però non dice che chiude qua, dice che si espande fuori. Esatto, devo internazionalizzarmi, quindi devo approfittare delle migliori condizioni. Devo dire che la Regione Campania, in questo caso in un settore come l'automotive, è stata attrattiva, ha valorizzato quello che esiste e soprattutto quello che arriverà con un contratto di programma. È l'unica regione italiana che ha un contratto di programma per agevolare le imprese che vogliono investire. Caldoro, nella moda non c'è questa cosa che avete fatto per l'automotive? Beh, non lo puoi fare su tutto, però se posso dire una cosa che penso, faccio un esempio pratico. Un mio carissimo amico imprenditore napoletano, che anche lui è presente qui, e dice che il suo stabilimento è il miglior stabilimento che hai nel mondo, perché dice in termini di lavoro, di capacità di lavoro, di abnegazione del lavoratore, del prodotto, lui dice benissimo, però chiaramente lui deve andare in tutto il mondo perché prende i mercati, in alcuni casi qualcuno è costretto, ma il presidente di Confindustria nazionale Squinzi deve avere le imprese fuori, perché quel tipo di mercato devi essere sul posto, non puoi portar via la roba, costerebbe troppo, quindi ci sta chi è costretto. Però il tema italiano c'è tutto, ma non c'è dubbio. Sulla burocrazia c'è ragione, però. No, ma io peggio della burocrazia. I sistemi di controllo e le istituzioni, e dentro le istituzioni i livelli di controllo e di autorizzativi che sono ormai anacronistici. Non puoi avere 20 autorizzazioni per la stessa cosa. In Italia ci sono 20 autorizzazioni per la stessa cosa. Ci sono 20 uffici che devono firmare quell'autorizzazione. Quindi non solo è più lunga se vanno velocissimi. E faccio questo esempio perché mi pare calzante. Questo imprenditore dice: io sono sceso in America perché dovevo decidere in tre stati americani dove mettere questa azienda. Io non scendevo dall'aereo che mi trovavo fuori dall'aereo, il governatore che lo aspettava di quello stato, che veniva col contratto, riusciva a star lì a garantire tempi e certezza, si conquistava il cliente. Andava nell'altro stato e trovava qualcun altro che si veniva giù. Mi lasci indovinare, se lei volesse farlo non avrebbe il potere di dare queste garanzie, di saltare cioè le 20 autorizzazioni, intanto, di 1000 enti. Intanto rischierei un arresto immediato. Tra l'altro, vabbè. Ma sicuramente qualche rilievo dalla Corte dei Conti. Ma no, fai una battuta. No, ma la battuta era che secondo me le 20 autorizzazioni poi arrivano da talmente tante fonti. No, ma non lo posso proprio fare. La legge mi impedisce di andare a conquistare un imprenditore fuori dalla appena a terra. Purtroppo non abbiamo questi strumenti, forse gli americani esagerano, però non c'è dubbio che una via di mezzo la dobbiamo trovare, europea, sia ben chiaro, guardiamo i migliori modelli europei, non andiamo troppo a vedere che succede in Cina, perché se no parliamo dell'America, vediamo che succede in Cina e in India per conquistare le imprese, però non c'è dubbio che quella forse è una soluzione che non è realizzabile in Europa, però non è anche il resto, che non solo l'imprenditore non riesce a trovare chi gli risolve il problema, ma passa da ufficio a ufficio e il problema non lo risolve mai. E poi si stufa. Io su questo sono drastico, io ho fatto una battuta
non una battuta, una proposta, lo dico da Presidente di Regione, iniziamo a sciogliere le regioni per la parte che riguarda il sistema gestionale e amministrativo delle regioni, cioè quello che fa lo Stato è sufficiente, non andiamo a chiedere la stessa autorizzazione alla regione, non alla regione regione, ma a 5 uffici regionali, poi 5 uffici della provincia, 5 uffici del comune, ed è evidente che solo per passare tutte queste carte abbiamo perso competitività. Quindi non c'è dubbio che il Paese ha un bisogno enorme, irrinviabile, di riforme vere questa volta, non solo di legge elettorale, perché la legge elettorale, mi permetto di dire, non risolve i problemi del Paese. Va bene la legge elettorale, ma pensiamo alla legge, a una riforma vera delle istituzioni, e semplifichiamo il modello sul lavoro e sulle imprese. Emiliano, avete, oltre quei casi di successo in cui avete tenuto in Puglia importanti marchi, importanti invece imprenditori che come Mennitti se ne vogliono andare almeno in parte? Come li tiene? Ma in realtà, innanzitutto abbiamo anche qui dei problemi. Per esempio, abbiamo avuto un'impresa rilevante che aveva subito molti furti nella zona industriale di Bari e si era un po' stufata, perché è chiaro che poi subentra anche una certa esasperazione. In economia le opinioni degli imprenditori e la loro propensione all'investimento è un elemento variabile, collegato a mille variabili, ma è importantissimo per stabilire quali sono le loro previsioni, qual è la loro idea del futuro. Ecco perché, come posso dire, la questione criminale è centrale. Proprio oggi c'è stata un'operazione importantissima del GICO, della Guardia di Finanza di Roma, che ha evidenziato una capacità di riciclaggio della criminalità organizzata italiana. Adesso è inutile dire barese, pugliese, siciliano, calabrese, perché come è noto la criminalità organizzata è ovunque, che utilizzava i proventi della droga nel mercato legale. Allora, al di là, diciamo, della questione droga, cioè che quando un imprenditore può disporre di capitale di quel genere, fa una concorrenza sleale e finisce per acquisire nodi strategici dell'economia che inquinano il normale ciclo. E quindi è necessario in tutta Italia e devo dire in tutta Europa avere normative particolarmente efficaci che potenzino le indagini in materia economica e che soprattutto frenino le attività legali delle associazioni mafiose, che pure sono estremamente dannose. Beh, è successo anche oggi, Emiliano, Emiliano, mi faccia ricordare che anche oggi, prego, è successo a Roma in positivo la chiusura di enormi, un gran numero di attività cosiddette legali, dietro cui c'era la criminalità organizzata, bar, pizzerie, ritrovi. Quindi, come dire, si va nella direzione giusta. Di nuovo a Pomigliano, Lorenzo Crea, un'ultima battuta per quanto riguarda il rischio che, irrigidendosi su vecchie questioni, dice il direttore di leva, contrattualistiche, formalistiche, poi alla fine le aziende vanno via. Alfonso Viola della segreteria della CGIL. Intanto vorrei sottolineare che questa fabbrica è anche il risultato dell'impegno di istituzioni, sicuramente di CGIL, CISL, UIL, di FIM, FIOM, UILM, che hanno creato le condizioni perché si mantenesse l'impegno qui della fabbrica a Pomigliano. Noi abbiamo posto un altro problema insieme a questo, che non è possibile scambiare con i diritti l'organizzazione del lavoro, le condizioni materiali del lavoratore all'interno dell'azienda. Noi riteniamo che noi dobbiamo fare massa critica perché Pomigliano possa incrementare la sua attività produttiva con altre produzioni, perché questo credo che sia l'impegno vero per creare le condizioni in Campania, a Pomigliano, per allargare i livelli occupazionali e dare risposta a un bisogno di lavoro così diffuso nella nostra regione. Grazie, torniamo in studio. Grazie Lorenzo, grazie molte. Io volevo tornare, siamo in chiusura, su il tema che più mi sta a cuore, credo che sia a cuore per tutti, perché parliamo del futuro di Napoli, della Campania, del sud dell'Italia, l'occupazione giovanile. Avete visto prima, me lo fate rivedere, questo bellissimo lavoro fatto da Data Media Ricerca
ricerche sul rifiuto di accettare la staffetta generazionale. Insisto sul punto perché evidentemente la soluzione per far lavorare il 50% dei giovani del Sud che non ce l'hanno evidentemente non è quella di sostituire i padri. Diceva Di Leva, trovare una soluzione per tutti. Hai voglia con i chiari di luna che ci sono. Se posso vedere il cartello, il punto numero 4 del piano Campania per il lavoro, in effetti ho visto che Presidente Caldoro ci avete pensato anche voi, perché avete stanziato una bella cifra per aiutare questa staffetta che a me starebbe invece molto a cuore. Guardate, 5 milioni, che vuol dire investire 5 milioni in staffetta generazionale? Come vengono spesi, come li avete spesi o li spenderete? Intanto è un'esperienza per verificare, poi in questo caso non stiamo parlando di padre con figlio, significa lavoratore generazione anziano. Generazione con generazione. Sì, vai, sì. Insomma è chiaro. E giovane che vuole entrare, quindi sono 6.000 euro più o meno che si dà all'azienda per il lavoratore che esce, quindi quel lavoratore che nell'arco di alcuni mesi, 12, 24, 36 mesi, fino a 36 mesi, esce dal mercato del lavoro perché va in pensione, può avere, nel caso in cui ci sono eventualmente poi anche degli incentivi, un contributo per una forma di part-time, cioè riduce il proprio carico di lavoro, c'è un contributo all'azienda, pari ore vengono fatte in tutoraggio, come possiamo dire, l'anziano esperto lavoratore che va via, il giovane che entra. È una staffetta vera. Una vera staffetta così, generazionale, no, certo. Che è una vera staffetta, però per fare questa staffetta devi dare un contributo. Lo Stato in questo caso è giusto che dia, in questo caso la Regione, nel suo progetto di formazione, un sostegno, un incentivo all'impresa. Io ti do 6.000 euro se favorisci questo percorso. Ma devo dire, prima ho fatto una posizione non critica, ma di diverse opinioni con Viola e la CGIL. Questo tra l'altro, gran parte, questa misura, come tante altre, noi le abbiamo tutte condivise con il mondo dell'impresa, perché se no non è che ce le inventiamo, dobbiamo dire a loro vi serve, e con le forze sociali, con il sindacato. Tutti. Quindi con, sì, questo tutte le sigle sindacali, gran parte del piano lavoro è stato firmato da tutte le sigle sindacali. Avevo sentito la CGIL che ci teneva a dire anche noi in qualche modo, anche se ma non abbiamo firmato, siamo della partita. Assolutamente, riconosco, ma al di là della vicenda Pomigliano-Fiom, ma queste differenze esisteranno sempre. Su tutto il piano lavoro il contributo è stato di tutte le forze sindacali, abbiamo un tavolo, quindi CGIL, CISL, UIL, UGL, ma anche la parte del secondo tavolo delle confederazioni autonome, dove abbiamo fatto un lavoro insieme, quindi merito soprattutto, devo dire, loro e delle imprese per averci dato dei segnali. Però qua abbiamo raccolto questi segnali e abbiamo voluto subito dare un'azione anche sperimentale. Vediamo come va. Però se va questa, non credo che sia solamente un problema di numeri, ma è di segnale, di solidarietà in un momento di crisi. E anche di comprensione, secondo me, di novità, come si dice all'Università Antropologica Culturale, perché mentre andavano dei servizi, i miei amici qua, colleghi, mi dicevano che in realtà sono cambiate anche le persone. Tu dicevi, i giovani del Sud sono straordinari, stanno facendo cose che i giovani del Nord non si sono neanche sognati. Ma le fanno perché hanno più necessità di farle, perché non c'è un... come dire, una figura etnicamente migliore di una... Non vuoi fare un razzismo una... al contrario. Cioè, avendo più necessità di farlo, lo fanno. Però sanno farlo. Ma questo è un fenomeno che non è solo italiano, cioè non lo voglio dire da meridionale, eccetera. Dalla crisi, che non è economica, perché è una crisi di civiltà. Le crisi economiche, come spiegano gli economisti, durano qualche mese. Sono piccoli cicli, anche qualche anno. Qui siamo al sesto anno. Stiamo passando dalla civiltà industriale a quella informatica. Come se ne esce? Ce lo ha detto il mondo, lo spiega l'ONU in uno dei suoi ultimi rapporti. E l'ha confermato il Papa. Con maggior più sud. Il rapporto dell'ONU dice il sud del pianeta sta salvando il mondo. Perché grazie ai nuovi strumenti, le nuove tecniche, il sud del pianeta, che sembrava condannato a arretratezza economica, in pochissimi anni... Ad andare a rimorchio, ha raggiunto massimo. E sta superando il nord del questo paese. Questo spiega perché l'ultimo bestseller di Pino Aprile, dopo Terroni e Giù al Sud, Il Sud Puzza, questo, guardate questo sottotitolo, Storia di Vergogna, e ahimè sappiamo di che parliamo, e d'orgoglio, a questo ti riferisci? Esatto, perché è un percorso quello, cioè la vergogna di una condizione ma che è un sentimento nobilissimo adesso. Porta all'orgoglio, perché porta fino adesso alla ha portato necessità. Al lamento, alla richiesta di aiuti e sussidi, è arrivato l'orgoglio? E,
non allarghiamo il campo. C'era anche prima. Beh, cioè, no. C'è sempre stato un orgoglio, una forza. Finché c'erano i soldi al centro si chiedevano soltanto quando sussidi. Quando prendi coscienza della natura, dei fenomeni che ti tengono in una condizione subordinata, ti vergogni di questo e scatta l'orgoglio per l'abbattimento di quegli ostacoli che hai attorno a te e che spesso non dipendono da te. Emiliano, una battuta finale dalla Puglia, che è nota nel mondo per la sua vivacità anche culturale, per la sua innovazione nel campo del turismo. È d'accordo che c'è una nuova generazione che non ha lavoro, però ha molto da dire e avrebbe molto da dare. Guardi, io ho conosciuto dei ragazzi che a un certo punto avevano un sogno che sembrava quasi incredibile, volevano costruire un aereo biposto sufficientemente piccolo e poco costoso da poter essere prodotto in Puglia da un gruppo di ragazzi. Bene, grazie a un programma di investimento di fondi strutturali europei della Regione Puglia ci sono riusciti e stanno vendendo questi aerei che peraltro sono fantastici sotto l'aspetto tecnologico e sotto l'aspetto dell'immagine e hanno creato un meccanismo di autostima, di emulazione che sta spingendo molti altri ragazzi utilizzando questi programmi di investimento a realizzare cose che solo un grande popolo è in grado di fare, se è convinto di dover superare una condizione nella quale, come posso dire, noi avevamo perso dignità e ruolo e vogliamo riconquistarlo, rispettando le regole del gioco, non buttando il tavolo all'aria come nel passato. Grazie Emiliano, venga con Renzi presto a parlare di Job Act in maniera più concreta. E io sento da Scuderi il bisogno di vedere se sta cambiando anche la generazione degli imprenditori. I giovani imprenditori sono semplicemente i figli di papà che prendono le redini dell'azienda che viene poi lasciata, oppure hanno quel portato di innovazione di cui tutti sentiamo il bisogno e su cui siamo tutti un po' in arretrato? La comodità di essere figlio di papà non c'è più, perché il mercato non è più un mercato che premia chi non lavora o chi non guarda il mondo. Il mondo è cambiato, il mondo è globale, quindi chi vuole continuare a fare l'imprenditore lo deve fare guardando all'innovazione, avendo il coraggio di investire dei soldi propri sempre di più, perché le banche, è un altro grandissimo tema, stringono sempre più i cordoni, e poi avere nella mente quello di valorizzare l'uomo. Cioè si può vincere, si può conquistare il mondo con la nostra cultura, con la nostra storia, se però al centro di ogni azione mettiamo l'uomo, valorizziamo quello che meglio l'Italia non esprime ancora, ma che ha in se stessa, racchiude in se stessa, la nostra storia. Veniamo a trovarla a Reti Unificate con le sue telecamere a vedere le eccellenze campane. Grazie. Dal vivo, oltre che sentirne parlare. Di Leva, in conclusione, questi giovani non leggono i giornali tradizionali, non guardano le agenzie tradizionali, questa è ancora roba nostra, guardano tutt'altro. Il Papa l'ha capito, ha detto internet, digitalizzatevi, anche detto, guardatevi l'intervento di oggi sulla comunicazione sociale, straordinario. Quello non andrà mai più in fare un pellegrinaggio a Lourdes, va a Cupertino in California, io ve lo assicuro, perché ha capito come va il mondo. E allora che cosa gli comunichiamo ai giovani e come? Intanto comunichiamogli concretezza, diamo risposte concrete alle loro domande. Non leggono più i giornali tradizionali, le agenzie tradizionali, gli strumenti tradizionali. Anche la televisione tradizionale. Anche la televisione tradizionale, perché sono molto più bravi di noi. Ci pongono domande alle quali noi non siamo più in grado di dare risposte. Anche usano linguaggi diversi. Usano un linguaggio diverso, cercano risposte diverse e cercano anche attraverso gli strumenti di comunicazione di massa, per usare la frase, la definizione che sta a cuore alla Chiesa, risposta alle loro domande. C'è un dato della regione Basilicata, la mia terra di origine, che ha messo a disposizione borse di studio di 10.000 euro per giovani laureati che volevano intraprendere attività di ricerca. L'80% di queste borse di studio sono rimaste inutilizzate, perché i ragazzi non sapevano che c'erano queste possibilità. Cioè non gli è arrivata la notizia. Queste opportunità. Allora noi che cosa dobbiamo fare, noi di questo mondo? Sono molto provocatore. Ma dobbiamo chiudere questa faglia sociale che rischia di scatenare un terremoto, perché chi cerca lavoro e chi può offrirlo, comunque chi offre delle opportunità, non riescono ad incontrarsi.
senza fare grandi progetti, grandi cose, ciascuno di noi prendendo delle piccole responsabilità o comunque responsabilità adeguate al proprio livello di azione. Il sindaco Emiliano ha detto una cosa molto bella prima, non possiamo più agire in maniera isolata, è la nostra responsabilità di chi opera in questo settore tenere insieme, creare i fili di questo network immateriale che possa dare speranza e futuro possibilmente a tutte. È illusione? Non credo, perché se non c'è speranza per tutti non ce n'è per nessuno. E anche materiale, si chiama reti unificate in carne ed ossa. A proposito, per ringraziare la nostra regia, la redazione e la produzione, inquadrate il pubblico, perché noi siamo ben felici di avere nel pubblico persone mature, persone adulte, ma abbiamo anche tanti giovani, quindi forse riusciamo a unificare la faglia, anzi a evitare la faglia, vedete, c'è di tutto, quindi noi vogliamo unificare non solo il Sud e il Paese, ma anche le varie generazioni, proprio perché tutto si tiene. Se mi ridate il cartello del punto 4 di prima, l'ultimo che abbiamo visto, io ho scoperto una cosa che non sapevo, anche voi mi dovete chiamare più spesso perché io vi do una mano a farle sapere queste cose. Ho letto piano di garanzia giovani, l'unico in una regione del Sud. Ma che meraviglia, in che consiste? Ma no, io intanto, per non dire sempre che la regione Campania sta all'avanguardia. No, ho detto tutto. Il piano di garanzia, nel senso che noi vogliamo fare tutta una serie di queste azioni poi che mirano soprattutto a una fascia di età per impedire e tentare di impedire e limitare il giovane che va via come prima, ma anche lì non usiamo e selezioniamo le cose da fare, che poi il piano questo prevede, guardiamo dove c'è la possibilità di recuperare mercato per i giovani. Il pizzaiolo che va via, io me le avrei fatto una domanda, perché il tuo lavoro è precario? Chi è il tuo pizzaiolo? Tu sei l'aiuto pizzaiolo di chi? Probabilmente di un egiziano. No, siamo andati a vedere, andati a trovarlo. Però può non essere il caso suo. Però è frequente. È frequente, sì. Quindi che vuol dire? Che c'è un pezzo di mercato del lavoro che si sposta. E si spostano un mercato enorme che prima non era competitivo, non solo sul prodotto, ma sulle persone, l'India. I pizzaioli indiani? No, l'India in generale, gli ingegneri, no? I medici. Gli ingegneri abbiamo avuto, la Turchia. Gli ingegneri indiani hanno invaso l'America per un lungo periodo, hanno invaso l'Europa. Oggi non c'è più tanto bisogno di ingegneri indiani, per esempio, perché si è uniformato il livello e quindi non sono più così competitivi né in termini di preparazione, molto preparati, né in termini di mercato che accettano. Prima si sacrificano di più, oggi si sacrificano di meno. Quindi noi abbiamo un mercato che cambia e aprire ha ragione. È evidente che il dato essenziale in economia, ma se è vero che dobbiamo spendere un euro per il nostro paese e al sud produce di più che in altre parti del nord, ma è facile comprenderlo perché qui ci sono maggiori margini di competitività, qua puoi crescere di più, lì ormai i cosiddetti costi standard, i fabbisogni standard, è un mercato maturo. Hanno raggiunto, esattamente, quello che più comunemente diciamo mercato maturo, qua non è un mercato maturo, quindi vedete che l'investimento qui produce maggiore ricchezza, ma lo produce per tutti, questo non vale per il sud, solo per il sud Italia, ma vale per il sud del mondo, quindi non vale solo per noi, non è che siamo solo da solo a competere nel mondo. Spiega lo sviluppo della Nigeria, del Sudafrica. Soprattutto dell'Africa, dato il presidente americano, come è noto, forse secondo me ha anticipato un po' i tempi, ma ha guardato all'Africa prima che al Medio Oriente, prima che a quella che diciamo i presidenti americani, quindi ha guardato a un nuovo mercato, ma soprattutto insomma un nuovo continente in termini di crescita, e sarà lì sicuramente una grande sorpresa, forse non è subito. E posso concludere con un ultimo esempio di cosa siamo bravi noi. Paolo ce ne ha dato una dimostrazione insieme al bravi al punto da essere eccellenti, eccetera, che è il polo della qualità, esatto. Che è l'agroalimentare. Noi abbiamo la dieta mediterranea che è diventato patrimonio UNESCO, meriterà una trasmissione apposita, certo. Perché questo grande straordinario mercato nuovo, che significa non solo quello che noi sappiamo fare bene perché noi facciamo un prodotto buono, saporito, ma l'Italia non è solo il prodotto saporito, ho fatto riferimento alla pizza. La pizza è nostra, è un'altra cosa rispetto a quella che mangio in America, quindi è buona, ma fa bene. Salute e benessere. La dieta mediterranea è questo ed è patrimonio UNESCO. Noi possiamo vendere nel mondo in un nuovo mercato che cerca cibo di qualità e salute preventiva. Prevenzione sulla salute e il risparmio che abbiamo poi con una buona nutrizione anche sui costi della sanità. È tutto positivo, lo possiamo offrire noi.
perché la dieta mediterranea è del Mediterraneo, ma è l'Italia, il Cilento, che è stata presa come sede simbolica, perché da noi che ha il cuore, e noi possiamo vendere nel mondo questa straordinaria azione di eccellenze, quindi di bontà e di salute, che guardate qual è il mercato, ma non solo il mercato degli americani che mangiano veramente male, infinito. Ma i cinesi non finiranno per non mangiare solo riso, e credo i giapponesi non solo i sushi, anche se a noi piace anche in questo caso il riso e il sushi, quindi non è che noi gli stetiamo, però loro mangiano solo quello, mangeranno altro, gran mercato, e noi siamo pronti per aggredire quel mercato. Non dica però che soltanto, io lo dico perché sono anch'io di qua, però c'è il povero Emiliano che si offendeva, anche le robe pugliesi sono buonissime. No, ma il italiano vale anche per lui. Sì, ma diciamo Cilento, anche la Puglia, l'olio pugliese e tante cose pugliesi. Grazie al sindaco Emiliano, grazie a Paolo Scudieri, grazie a Alfonso Di Leva, grazie a Pino Aprile, grazie ai sindacalisti e lavoratori di Pomigliano d'Arco, grazie al governatore Caldoro che ha inaugurato una lunga serie di arredi unificate che è tornata per 20 settimane. Avremo tempo di approfondire tutto quello che abbiamo messo insieme sul tema principe che preoccupa tutti quanti noi, come ci ha detto Data Media Ricerche, il lavoro. Giovedì prossimo ore 21, canale 21, 8, 9, Televomero, streaming, canale 21.it. Grazie, arrivederci, buonanotte.